Il concetto di libertà sostanziale che la nostra Costituzione mette nell'articolo 3 fa un riferimento a tutti gli aspetti della vita umana e dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che si frappongono a che ognuno di noi viva la vita che desidera vivere. Bene, un pezzo fondamentale di questo concetto, che anticipa di tanti anni l'idea di Amartya Sen della libertà sostanziale, è quello di esprimere e di essere in rapporto con la natura, con lo spazio, con i luoghi, con il tempo, con il nostro corpo, di cui lo sport è un pezzo fondamentale. Questo è quello che mi viene in mente pensando alla vostra ricorrenza, che è anche importante ovviamente per tutta la Repubblica. Oggi che sappiamo lo sport è popolare, sì, è vero, fino a un certo punto, una parte significativa delle esclusioni di questa fase difficile della storia, di questi difficilissimi e brutti 30 anni ultimi della storia, è stato il restringersi della possibilità di accesso non solo alla salute, non solo alla scuola, non solo l'aumento delle disuguaglianze di ricchezza e di reddito, ma anche il crescere delle difficoltà all'interno delle città, nelle periferie urbane, in alcuni luoghi del paese, di poter accedere, di poter esprimere pienamente quello che vuoi fare, di capire qual è il modo in cui il tuo corpo, correndo, saltando, volando, pedalando, e questo credo che oggi sia. In questa ricorrenza il compito dell'UISP. Tutti noi predichiamo e diciamo che abbiamo bisogno di una svolta U rispetto agli ultimi 30 anni. Di questa svolta U, quello di consentire a tutti di esprimersi nella maniera migliore è un compito fondamentale. L'UISP può svolgere un ruolo molto importante nella svolta che tutti vogliamo. Ovviamente, affrontare oggi quell'obiettivo, porsi oggi l'obiettivo della promozione sociale all'interno dello sport assume caratteri diversi rispetto a quelli che non assumeva 70 anni fa. La differenza fondamentale la conosciamo, una è positiva e una è negativa. Quella negativa è l'indebolimento della politica, degli strumenti di rappresentanza previsti in tutti i paesi che si chiamano partiti. Luoghi in cui si trovano persone di classe sociale diverse, dove si confrontano esperienze diverse, dove si trovano e si individuano soluzioni. Quello positivo però è la forza in Italia e in altri paesi dell'organizzazione di cittadinanza attiva. Io voglio qualificare UISP anche in questo modo. Le persone che si iscrivono, certo, lo fanno per partecipare, per fare sport, lo fanno anche però e possono comunque anche essere coinvolte nel fare qualcosa per gli altri, quello che gli inglesi chiamano agency, non fare solo per se stessi, ma fare per gli altri. Questa è la grande novità e questa è la carta che ha l'UISP, cioè di giocare questa partita col suo enorme numero di iscritti, dare all'interno, essere percepita dalle persone che vi partecipano, che ne sono socie, come un luogo nel quale si può contribuire a cambiare il mondo, perché oggi il mondo non si cambia più soltanto dal Parlamento o dai luoghi delle istituzioni, si cambia anche, come dice Giovanni Moro, facendo attraverso la battaglia che ogni cittadino fa per realizzare gli obiettivi pubblici. Si possono portare a casa tanti risultati anche quando i governi o i parlamenti non funzionano. Immagino, e mi piacerebbe essere con voi a sentirlo. Vi ringrazio per l'occasione che mi date, pure in questo modo, di essere in qualche modo con voi. Immagino che discuterete del modo in cui poi, questo modo nuovo di essere delle organizzazioni, della vostra organizzazione, dell'UISP, si manifesta in questa fase, sui nessi che ci sono tra le modalità, tra la trasparenza, tra il fatto di rendere esplicito a tutti che cosa stai facendo, che risultati ottieni. A quello di cui sicuramente discuterete, lasciatemi aggiungere un pezzetto che è del mio patrimonio. Siamo in una fase in cui bisogna essere più espliciti, sempre più espliciti nell'identificazione di quello che gli inglesi chiamano outcome, che noi chiamiamo risultato, ma la parola risultato italiana è ambigua. Risultato vuol dire non quante gare ho fatto, non quanti finanziamenti ho avuto, non quante attività ho svolto, ore ho trascorso, ma come ho cambiato la vita delle persone. Come ho contribuito alla vita dei ragazzi? Quanti ragazzi, grazie al fatto che fanno sport, li ho allontanati da un gorgo improprio? A quanti, come dire, ho limitato l'obesità o li ho convinti a mangiare in modo diverso, a vivere in modo diverso la natura, al rapporto diverso con le altre persone, il fatto di stare insieme all'interno di una gara che non è soltanto contro, ma anche con. Ecco, trovare, e su questo so che state lavorando, trovare la possibilità di dare una misura a questa roba. Perché? Perché andiamo verso un mondo in cui in cui anche i finanziamenti pubblici, anche i finanziamenti dei privati, anche la capacità delle persone sarà sempre più commisurata la possibilità di dire guardate che effetti ha avuto quello che ho fatto e poiché so che quello che fate, questi risultati lì ha uno sforzo maggiore per misurare davvero i risultati di quello che fate, secondo me può fare la differenza. Le organizzazioni di cittadinanza non possono lavorare in isolamento, non possono lavorare in isolamento perché
lo stesso motivo per cui oggi c'è bisogno di WISP e di tutte le altre, cittadinanza attiva, di Action Aid, di Legambiente. La debolezza dei partiti fa sì che se si lavora in isolamento, alla fine sì, porti a casa la tua sopravvivenza, sì, ottieni qualche cosa di più per lo sport, ma non cambi il sistema, cambi la vita di Maria Rossi o di Paolo Bianchi in modo significativo, si spende il tempo in modo utile, non è inutile, ma non si cambia il sistema. Per cambiare il sistema in questa fase servono alleanze. Il fatto che l'USP in questo momento abbia scelto di averne molte, due di queste sono due in cui anch'io lavoro, che sono l'ASVIS, un grande corpo che porta anche l'USP e gli altri suoi membri all'interno del mondo degli obiettivi dello sviluppo sostenibile mondiali. E il Forum di Disuguaglianze e Diversità a cui ho dato e a cui lavoro, che mette il tema delle disuguaglianze al centro, disuguaglianze intese non solo di reddito, non solo di ricchezza, ma appunto, come dice l'articolo 3 della Costituzione, disuguaglianze anche nel vivere la vita che desideri vivere. Ecco, lavorare con gli altri, con altre organizzazioni per WISP significa riuscire ad avere un impatto maggiore sul proprio terreno, far pesare in essi trasporto e salute, trasporto e livello di reddito, trasporto e condizione delle periferie o delle aree rurali del paese. Ma so che questo è già nelle vostre corde.